Allora, ciao Giuseppe, mi fa piacere vederti. Questa volta sono venuto a trovare te, oltre ad essere musicista, costruttore di strumenti, e mi fa piacere vederti perché ci siamo inseguiti per parecchio tempo. E ho già parlato di te ad alcuni amici perché ero curioso di far Grazie. vedere questo strumento. E quindi parliamo della waka. Allora, una delle domande che immagino ti abbiamo fatto un sacco di volte è: vabbè, ma questo strumento l'hai inventato tu? L'hai copiato da qualcuno? È uno strumento tradizionale? Che cos'è? Allora, innanzitutto non l'ho inventato io. Io mi sono ispirato all'invenzione di questa ceramista californiana che si chiama Sharon Rowell, che è mancata qualche anno fa. Ed è in sostanza un flauto globulare, vuol dire che è della famiglia delle ocarine, sono più ocarine messe insieme, diciamo così, e ha un suono molto dolce. Quindi, cioè, ha tre camere e così a occhio, per quello che vedo, ce n'è una più grande con due fori, no? Esatto. Ti ho visto prima tenerla in mano mentre suonavi, quindi le due mani qua servono per cambiare la nota del bordone, mentre invece queste altre due Per la parte fanno la melodica, melodia. esatto, ha tre camere di risonanza, con quelle frontali si crea la parte melodica e quella dietro appunto la particolarità che ha dei fori che si aprono e si chiudono con i palmi delle mani. Questa è un po' l'invenzione, diciamo, rivoluzionaria, perché comunque esistevano già molto prima strumenti multicamera, ma non avevano questo particolare di governare il bordone col palmo. E sopra un'imboccatura separata, quindi volendo si può escludere il bordone e suonare solo le camere frontali, e questo serve anche per regolare un po' la pressione, perché comunque la pressione si perde quando si va a soffiare in tutte e tre le camere. Quindi ci sono due ingressi per l'aria e quindi puoi selezionare con la lingua, con le labbra, la chiusura. Esatto. Perfetto. E quindi puoi decidere, quindi qua ce ne sono due, uno, quello di sopra va, immagino, i due superiori e quello sotto verso il bordone. Sì, esatto, solo il Ok. bordone. Io comunque l'ho scoperto, è uno strumento degli anni 80, io l'ho scoperto solo recentemente tramite un amico che ne aveva comprata una da un'altra ceramista e me l'aveva prestata, io ho iniziato prima a suonarla, poi ho dovuto restituirla e allora ho detto, mi ero innamorato, ho iniziato a costruirle. Infatti molte cose le ho cambiate rispetto al modello originale delle prime waka, come la diteggiatura, insomma, l'ho fatto un po' più adatto al mio modo di suonare. È fatto in ceramica e li realizzo tutti a mano. Uso anche delle terre naturali per decorarle. Ecco, io so che utilizzi delle terre naturali e poi anche queste terre le vai a A raccogliere in raccogliere, giro. sì, quando mi capita che magari trovo una zona che c'è un po' di terreno argilloso che mi piace, la prendo. Perché poi realizzo della terra sigillata, vuol dire che diluisco la terra in tanta acqua e la faccio sedimentare, così si separa la parte più spessa va sul fondo e con la parte in superficie del sedimento lo uso per decorare. Quello in cottura fonde e vetrifica, diciamo, e rimane più lucido. Ok, è sicuramente interessante perché io ad esempio non sapevo che si potesse prendere facilmente l'argilla in natura perché in qualche modo posso riconoscerla, però immagino anche una serie di impurità, quindi fai una sorta di lavaggio. Lavaggio, sì, esatto. E questa è comunque una tecnica antica che usavano anche i romani o gli etruschi per fare i vasi, i buccheri, quelli lì tutti neri o con le figure dei Sì. guerrieri. È la stessa cosa. Infatti poi va in cottura lo strumento, è anche importante questa cosa perché poi almeno lo strumento rimane completamente atossico. Essendo uno Ok. strumento a fiato è importante che sia tossico. Anche tutte le pietre le realizzo io. Vai a raccogliere queste terre e in base alle terre, quindi verranno poi anche i I colori, così colori quando le metti diversi. in forno e non sai però a priori che colore verrà fuori inizialmente. Poi ti fai dei campioni, Certo. Un po' posso prevedere il colore perché se noto che il terreno è già molto rosso perché è ricco di ferro, Ok. sicuramente il colore sarà più Tendente al rosso. rosso. Poi comunque faccio delle prove e dopo che lo so riesco a fare le colorazioni che voglio, anche perché da secca non ha quel colore lì.
ne ho un po' qua sotto, per esempio. Questa è una terra che ho raccolto in Sicilia, che lavandola ho tirato fuori della terra sigillata e ho decorato per esempio questo strumento qui, ed è venuta questa tonalità un po' salmone. E poi ci sono tanti tipi di argille, ci sono argille più chiare, questa è un'altra argilla che ho raccolto qua nei boschi a Giaveno ed è diventata rossa, ma volendo posso anche arricchirla mettendo dentro degli ossidi per scurirla e fare alcune sfumature. E invece per la produzione vera e propria, quindi se ho capito bene, ci sono quindi una camera grande che fai per il bordone, queste due per la melodia, e quindi tu crei, diciamo, delle uova che esatto. Poi vai ad assemblare. Esatto, sì. Ma queste le fai a mano, utilizzi dei supporti su cui appoggiarti, progetti... Allora, faccio lo strumento, è realizzato tutto a mano tranne le camere di risonanza, che le faccio a mano, però mi sono creato delle forme che mi aiutano a sapere la tonalità che devo fare, perché io fodero questo guscio qua con la terra e ne faccio due, l'unisco e faccio la camera che voglio. Io invece con questo ricavo una camera di terra, come per esempio questa, la faccio vedere, chiusa, e poi a mano faccio tutto il resto. Ok, quindi, questa qua è ancora umida, quindi sì, non è ancora secca. Questo qua. Perfetto. Ok, quindi se ho capito bene, in entrambi i casi la cosa è simile, però in questo caso tu hai un positivo e vai a creare... Quindi un stampo convesso, esatto. Questo qua. Quindi metti uno spessore, quanto sarà spesso? Sono 2 mm più o meno. Solo 2 mm? 2 mm di terra, sì. Di argilla, ne fai due metà che poi vai a incollare tra di loro. E invece per l'ocarina sarebbe la stessa cosa, però invece di applicare sull'esterno lo applichi all'interno, certo. E poi queste due parti le monti tra di loro. Sì. Ed è il procedimento un po' inverso, magari qualche costruttore di ocarine potrebbe dire che è sbagliato, però è il procedimento inverso di costruire di uno stampo per ocarina classico, tipo l'ocarina da concerto di Budrio. Però in questa maniera, facendo così, crei tutta la parte di canale che porta aria in una volta sola. Sì. Crei uno stampo vero e proprio, tiri fuori una parte dello strumento finito. Una cosa anche importante è che non si possono fare sottosquadri, come che invece io metto il fischietto sopra, il mio canale d'aria va verso destra, in orizzontale, su uno stampo come questo non si potrebbe fare. Ok, quindi tu stai dicendo che siccome l'aria è importante, la direzione in cui entra, anche per dare un timbro, quindi per andare a definire il colore dello strumento, per te è importante quindi dare questa inclinazione. Sì. Quindi qua hai un'inclinazione definita, mentre qua tu invece vuoi, esatto, decidere come. Esatto, per me è importante poi per come suono io, per il mio modo di suonare, perché non c'è poi una regola giusta, ognuno sceglie il timbro e la risposta anche che dà in bocca allo strumento in base alle proprie esigenze. Io ho scoperto che ho bisogno che il mio voicing, la finestra del fischietto, sia perpendicolare al fondo, quindi che sia più staccato possibile al fondo, perché voglio un po' quel suono tipo bottiglia vuota. Okay. Quando faccio tecniche ritmiche. Ok, molto meno poetico, però invece quando io sento i tuoi strumenti così mi viene in mente dei flauti indiani. Gli indiani d'America. Ah, ok, flauto nativo, beh, perché la scala è la stessa. Io uso una scala pentatonica che usano... Però anche il colore, il suono, quando lo sento così, se sentire una nota lunga, mi viene in mente il flauto nativo. Sì, questo anche dato dal voicing, perché dalla finestrella, dalla forma della finestrella, perché nelle ocarine si possono fare le finestrelle, chiamiamole così, di tre forme diverse, semi-ovale, a goccia o quadrata. Queste tre diverse forme di finestra danno un timbro diverso, quello a goccia che si usa nelle ocarine da concerto dà un suono molto più pulito, però appunto non è poi il suono che io ritrovo, che voglio nella waka.
Quindi ho scelto di fare la finestra quadrata, mettere il canale che porta l'aria in quel punto per come suono io. Poi si può fare una waka in qualsiasi maniera, cioè se domani arriva uno e la fa tutta allungata e mette tutto in linea, va bene, va lì bene. Poi cambierà anche un po' il timbro. Quindi tu crei, diciamo così, tre uova differenti di dimensioni differenti e poi vai a creare dei fori e una forma anatomica per appoggiare il polpastrello o il dito. Sì, comunque. Quello lo faccio alla fine. Ok. Le dita adesso faccio vedere come faccio. I pezzi che faccio in sostanza sono il canale, che ha già una lamella dentro, che naturalmente è tutto da... mi metterò lì, lo addrizzo. Accelerò veloce. Poi apro la finestra qua, quindi lo batto qua sopra. Vedi che è già diverso dell'altro stampo. L'altro stampo avrei messo la sfoglia qua dentro, certo. Avrei messo la stecca, però non me lo sarei ritrovato qua sopra, che è dove voglio io. Sarebbe dovuto essere qua. Chiaro. E così non si può fare, per come piace a me. Piattisco questo e mi apro a mano la finestra. E poi incollo tutti pezzo per pezzo. Quando ne ho tre di queste che sono molto simili di suono tra di loro, io adesso ne faccio solo tre, ma uno che ha appena iniziato e vuole fare una waka, io consiglio di farne 5-6 camere e poi confrontare quelle 5-6 e scegliere, perché è difficile, se non hai esperienza, farne tre uguali al primo colpo. Sì, anche perché dando tu la forma così vai a cambiare un po' il volume. Non sai mai come inclini anche tu come mette, poi man mano che soffi, che ne fai tante, ti abitui. Anche una cosa che dico a tutti quelli che vogliono iniziare a costruire una waka e non l'hanno mai suonata: impara prima a suonarla, perché come dire a un liutaio che non sa suonare la chitarra, costruiscimi una chitarra, non potrai mai andare a capire davvero cosa non va bene. Quindi consiglio a tutti che poi uno mi chieda a me di farla, un altro non importa, però importa. Agli amici intimi. Fantastico. Sono onorato. Quindi tu avevi già preparato queste parti qua che contengono una lamella di acciaio? No, quella è plastica. Plastica. Uso di plastica perché? Perché mi è più comodo quando adesso per esempio con la plastica mi è più comodo appoggiarmi così e sfilarlo senza piegarlo troppo. Fosse stato di ferro, bastava che lo inclinavo quando lo sfilavo e avrei rovinato tutto. Poi naturalmente lì è tutta pazienza la ceramica e capire anche quando la durezza è ottimale per essere lavorata, perché se vai a lavorarla che è troppo molle non viene certo. Neanche a me, devi aspettare ancora un po'. Se è troppo dura, viceversa, quando li unisci si creperanno tutti. E il passaggio d'aria è neanche un millimetro. 0,8. E anche lì questo, che tanti magari mi chiedono la dimensione giusta per fare una waka in re. Ci possono essere tante variabili, perché tu puoi fare la camera più grossa, ridurre la finestra se vuoi un soffio più leggero, vuoi magari avere più una sensazione di back pressure, si dice, di bocca, e allora puoi fare il canale invece da 0,8, da 0,7, però certo. Sai già che dovrai soffiare di più perché avrai più che frena. Anche una questione dell'imboccatura, è una domanda che mi fanno tanti: ma hai mai pensato di fare l'imboccatura più lunga? Bellissima come idea, ci ho pensato perché sembrerebbe una cosa più aliena, però la prima cosa che dico è che uno, la romperebbero tutti subito, due giorni dopo la rompi. Seconda cosa, non hai più quell'attacco, questo lo dico sempre per come suono io, che suono ritmico e veloce, non ho quell'attacco diretto sulla nota, è come se soffiassi un ritardo, che magari uno non ci fa caso, ma io che suono mi dà fastidio. Ed è come soffiare dentro un tubetto da 10 cm o soffiare dentro un tubo da un metro. E d'accordo, non abbiamo delle distanze così lunghe, però comunque influisce. Avere un beccuccio più lungo anche nella costruzione comporta più rischio di sbagliare, che un qualcosa dentro vada storto, che ne so, ti cade dentro un pezzettino di terra perché non lo levi. Quindi più è diretto e più a me risuona meglio lo strumento.
Poi a me piace anche l'imboccatura corta, perché c'è tutta una questione di intimità con lo strumento, portarmelo, e questa è la parte poetica, portarmelo vicino alla faccia e respirarli proprio dentro. Naturalmente questa è una camera che ho ritrovato io col tempo sperimentando. Ogni volta che vedevo che lo strumento era tanto acuto, crescente, ingrandivo la camera finché non ho ottenuto le mie forme ottimali. E okay, anche la forma è importante, se è più allungata, più rotonda, e lì ti darà un suono diverso. Ok, mentre invece per l'intonazione principale, questo strumento è un risuonatore di Helmholtz fondamentalmente, sì, per cui i due valori più importanti da considerare sono poi il volume e i fori. All'aumentare del diametro dei fori l'intonazione si alza. No? Quindi ogni volta che alziamo un dito, qualsiasi dito in realtà, perché questo non è un flauto, quindi non è un tubo, ma esatto, non è un flauto aperto così, ma è un flauto globulare, l'hai chiamato. Esatto. E in questo caso, allargando, aggiungendo, alzando ogni volta un dito, è come se allargasse il foro, quindi foro, l'intonazione si alza. Mentre invece, aumentando la camera, l'intonazione si abbassa. E quindi un po' lo fai ad esperienza e poi farai, immagino così, per similitudine con altri strumenti, andrai a limare pian piano il foro fino a trovare la giusta. Certo, anche dopo la cottura comunque ricontrollo i fori, perché a differenza appunto del flauto a canna aperta, dove è importante dove posizioni il foro sull'altezza della canna, qua è importante appunto la larghezza, quindi basta fare lo strumento di appena più basso di tono, così si è sicuri dopo di poterlo alzare. Viceversa non si potrebbe fare. Una particolarità appunto dei flauti globulari, che il suono è molto più magari caldo e dolce di un flauto, però ha un grande limite di estensione tonale. Sì, ne parlavamo l'altra volta assieme di questo discorso. È un risuonatore di Helmholtz, permette di fare la sua fondamentale relativa all'apertura dei fori, però a prendere l'armonico superiore come si fa con il flauto dolce ad esempio non si riesce, perché quella risonanza sarebbe 3 ottave sopra circa, grosso modo, dipende da una serie di caratteristiche. E quindi sì, e questo vuol dire che amplifica molto la fondamentale, molto meno gli armonici. Quindi la dolcezza di questo deriva proprio anche proprio dal tipo di, invece di avere una canna, avere una camera. Esatto. E anche lì il suono, il timbro può essere diverso in base dove viene posizionata la finestra, la dimensione della finestra o la forma. Sì, ricordo che mi dicevi anche l'inclinazione. L'inclinazione segue delle la fisica, diciamo, base di qualsiasi ocarina, però comunque ci sono tanti aspetti che possono cambiare il timbro e possono tirar fuori dei suoni con certe tecniche che altri strumenti magari non riesci. La storia di questo strumento alla fine deriva da, io sono con i nomi sono pessimo, mi puoi ricordare il nome? Sharon Rowell. E da qua hai fatto uno studio e hai cercato un po' la tua forma, sei andato a variare le dimensioni, sì, a fare una serie di ricerche sull'inclinazione. Sì, anche di comfort per come suono io, per esempio anche sulla diteggiatura dello strumento. I primi strumenti avevano una diteggiatura composta, tipo le ocarine a 4 fori, 6 fori, vuol dire che per ottenere delle note dovevi alzare e abbassare. Io ho fatto una diteggiatura lineare come il flauto nativo. Ok, quindi se capisco bene, la cosa che varia tra questo qua che utilizzi tu e quello precedente è che prima avevi una serie di combinazioni particolari, adesso hai anche delle combinazioni ma sono più lineari, tipo come il flauto. Esatto. Okay. E ho semplificato un po' e ho cambiato anche alcuni aspetti della finestra, perché magari con altri strumenti non riuscivo a ottenere certi suoni come quelle che chiamo note fantasma, quindi note solo stoppate non venivano, perché il suono era proprio più compresso, e l'ho adattato un po' alle mie esigenze. Perfetto, ti ringrazio moltissimo e ci vediamo prossimamente. Come si usa sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate. Grazie.
grazie a tutti che siete qui a seguire la waka, che è questo strumento sconosciuto ancora. Però un potenziale enorme, io sono assolutamente affascinato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.